Dove sono le zone erogene? Quando è nato Gesù? No, no, oggi niente interviste imbruttite perché vogliamo iniziare a raccontarvi anche altri lati di Milano. Quindi il cazzeggio lo mettiamo un attimo da parte ed entriamo nel mondo di Pane Quotidiano che quest'anno compie 125 anni. Vamos! Ho il tavolo. Vai tranquillo. Allora, Claudio, coordinatore, da quanto tempo esiste Pane Quotidiano? Dal 1898, 125 anni. Che cosa distribuite? Noi distribuiamo cibo ogni giorno diverso. Per fortuna da 125 anni il Pane Quotidiano riesce a rimanere aperto e a soddisfare questo bisogno dei nostri ospiti. Più o meno, facciamo una media, quante persone vengono ogni giorno? Ma guarda, ho visto ieri, hanno fatto 1900 persone. Ce la fanno in 4000 ogni giorno, nelle due sedi. La nostra di Viale Toscana e quella di Viale Monza. Tu sei un volontario? Sì, sì. La mattina a che ora ti svegli? 5:30. Alle 6 sono qui perché sennò non si trovano parcheggi. Cominciamo a preparare il tutto, i tavoli, approntiamo il materiale da distribuire, quel che il magazzino ci dà e poi si continua tutto il giorno. Chi te lo fa fare di venire qui tutti i giorni? Quello me lo chiedo io sempre. Se lo chiedi anche lei. Io me lo chiedo tutti i giorni, però mi piace, mi fa bene al cuore, mi fa bene alla testa e alla salute. Quando arrivo qui io lo considero un paradiso, tutto un sorriso. Poi io mi diverto in mezzo alla gente, al mio pane. Mi riempie l'anima perché sono una persona che appunto mi piace fare del bene agli altri. Fare questa esperienza mi sta aiutando molto a crescere. A crescere non direi perché io già sono basso. Giovannino, stai mangiando? No. Giura? No. Fammi vedere, fammi vedere. Apri la bocca. Ok, chi viene qui? Tanti pensionati italiani, con la minima, magari ex artigiani. Ciao bello, ciao. Ciao. Come mai sei qua, Anna? Io, come mai sono qua? C'è sempre tanta, tanta bella roba, ragazzi. Abbiamo di tutto e di più. Cosa ci manca qui? E poi l'amore delle persone, del nostro Claudio, soprattutto il numero uno. Claudio, me ne ricordo, per lavora per 10. Quel signore lì lo devo denunciare perché mi diffama. Mi dice che sono... vabbè, però io accetto volentieri, ho le spalle grosse. Ci pensiamo noi a mettere gli avvocati. Beh, io ho 7-7 e posso parlare apertamente. Certo. Una volta alla settimana, però adopero le pastiglie stromba, quelle dei tori, che mi danno una carica. Sono degli aiutini che aiutano. No, silenzio, non senti con queste cose. Da quanto tempo vieni qui? Da 17 anni. Perché ormai tu qui sei di casa. Sì, 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 sono di casa. Senti. La fila non la faccio. Non fai la fila? No, perché? Prima perché ho 70 anni. Perché non fa la fila, signora? Cioè, hai pass come all'Hollywood. Cioè, io c'ho il tavolo. Sì, sì. Ciao, cara. Ciao, cara. Se la smetti di salutare, stai facendo un'intervista, non so. Ma io conosco, tu sono famoso qua. C'ho il fischietto, vuoi che fischio? Fischia. Vada via il ciap. Chi siete voi? Noi siamo il milanese imbruttito, è proprio una non è Striscia. No. Striscia. Adesso andiamo su Striscia. Dopo questo andiamo su nuovi mostri. Sul web, perfetto. Hai il web, cioè. Sì. Io non posso guardare niente perché mia moglie mi ha chiuso alcuni canali e quindi mi fa vedere solo pochi canali. Non voglio sapere quali canali ti abbia chiuso, La magia, magia. Wow, se non ci scende, ci scende. Senti, che cosa potremmo fare noi per aiutare Pane Quotidiano? Farci conoscere sempre di più. Noi abbiamo un sito, si possono riprendere tutti quei dati che servono per fare delle donazioni, si può portare del cibo nelle nostre due sedi di Viale Toscana e di Viale Monza, si possono portare dei vestiti e soprattutto si può aiutare comunque con la solidarietà che si può manifestare in tanti modi. Grazie mille Claudio. Grazie. Grazie mille.